Buongiorno a tutti, buonasera a tutti. Finalmente lo scandalo del petrolio in Basilicata è venuto al gallo. Finalmente! Da quanto tempo noi lo diciamo? Da quanto tempo noi lucani stiamo dicendo che questo porta vantaggio soltanto alle compagnie petrolifere? Da quanto tempo stiamo subendo questo stupro di questo territorio per far arricchire loro, per far arricchire la Total, per far arricchire l'Eni, per far arricchire la Shell, e noi ci prendiamo i veleni tossici di queste compagnie? Questo governo, avete capito come agisce, lo abbiamo detto. La notte del 17 ottobre 2014 io ero in Commissione Ambiente quando c'è stata quella soffiata, quando l'emendamento, la modifica che volevano inserire all'interno dello Sblocca Italia diceva semplicemente che rendevano strategiche gli oleodotti, rendevano strategici tutto ciò che era petrolio e davano un via libera incondizionato ai progetti della Total, di Tempa Rossa. Questo è quello che è successo quella notte. Ma noi come Movimento 5 Stelle ce ne siamo accorti. Ce ne siamo accorti, io ho letto l'emendamento e l'ho capito immediatamente, anche se era nascosto, anche se c'erano dei cavilli, anche se era scritto come al solito in modo indecente. Il Partito Democratico non sapeva niente, non sapeva nulla, non l'avevamo capito. Tutti erano così strani, erano emozionati, non capivano, c'è stato addirittura, io ho gridato vergogna insieme agli altri miei colleghi, abbiamo dovuto interrompere la commissione, è arrivato il viceministro, ci sono state telefonate, c'è stato un momento rocambolesco di vera tensione perché qui dietro ci sono i miliardi. Ci sono i miliardi qui, ci sono i miliardi, 1,6 miliardi nel progetto della Total, non sono bricioline. Queste compagnie ci guadagnano sulla nostra pelle per un petrolio scadente, per un petrolio che poi verrà raffinato magari all'estero, su cui noi non possiamo dire una parola perché non è dell'Italia il petrolio, è loro. Quindi noi come italiani, come lucani, come pugliesi non possiamo fare nulla, dobbiamo solo stare a guardare, invece no. Grazie a quella telefonata, grazie alle inchieste della magistratura finalmente possiamo essere qui e conoscere la verità. Ci hanno mentito, è anche lo stesso Renzi che dice che questa è un'opera importante e strategica e la paragona per esempio alla Salerno-Reggio Calabria. Presidente, ma quella è un'opera pubblica, questa è un'opera privata, il progetto del Barossa è privato, non è degli italiani, è di una compagnia petrolifera. Il disastro però è pubblico, appunto. E noi qui dobbiamo continuare, adesso dobbiamo protestare con tutte le nostre forze, perché oggi è stato interrogato il ministro Boschi, ma chissà come continuerà questa magistratura. Ma non è meno giusto che la magistratura debba scoprire le magagne di questo governo, le magagne di questi signori. Noi siamo in Parlamento per un motivo ben preciso, lo abbiamo dimostrato anche scoprendo questo emendamento e ne abbiamo fatti tanti altri, abbiamo scoperto tantissime altre magagne di questo governo. Tantissime altre marchette, noi le abbiamo sempre chiamate marchette. Quindi continuiamo a stare qui, continuiamo a protestare perché, signori, non è finita qui. Lo scandalo del petrolio in Basilicata non finisce qui, continuerà e chissà chi altri travolgerà. Grazie. Grazie a tutti.